Ragazzi, in questo video vi voglio parlare praticamente sul motivo per cui non riusciamo a trovare la persona giusta, perché parecchie persone si lamentano che non riescono mai a trovare la persona giusta, magari sono arrivati a una certa età e dicono: ma com'è possibile che ancora riesco a trovare la persona giusta? Trovo tutte persone sbagliate, persone che mi fanno soffrire. E quindi in questo video ho stilato io stessa una classifica sul perché non riusciamo a trovare la persona giusta. Punto numero 1. Ti concentri sulle persone sbagliate. Ma che significa? Praticamente, allora, se noi ci andiamo a cercare, in questo caso io parlo per me, mettiamo, sono una donna, mi vado a cercare, mettiamo un uomo che è sposato e spero che questa persona prima o poi lascerà la moglie per vivere la sua vita al mio fianco. Oppure mi vado a cercare un manipolatore, un narcisista, uno psicopatico o un uomo violento in generale. Oppure magari mi vado a cercare un ragazzino di 18-20 anni. Che mi possono dare queste persone? Nel primo caso non è detto che quello lascerà la moglie, perché di solito queste sono persone che vogliono avere il piede in due scarpe, vogliono stare sia con la moglie che con l'amante, così almeno hanno le loro scappatelle. Nel secondo caso, chiaramente si sa, no? Ormai ho impuzzinato il mio canale sulle relazioni tossiche, su cosa fare, su come riconoscere un narcisista, un manipolatore e quant'altro, quindi si sa che non porta niente di buono. Nel terzo caso, giustamente, un ragazzino di 18-20 anni magari si vuole ancora divertire, magari non vuole una relazione seria. O peggio ancora, non vuole proprio una relazione, quindi è chiaro che dobbiamo cercare di trovare la persona giusta, che e deve essere per noi però, perché magari la persona giusta per un altro non è la stessa persona giusta che fa caso nostro. Punto numero 2. Non è ancora arrivato il momento. Cioè, magari noi stiamo vivendo la nostra vita, magari frenetica, magari con mille impegni, però magari non è arrivato ancora il momento per conoscere quella persona veramente che ci renderà felice, perché magari abbiamo dei problemi da risolvere, magari non stiamo bene in salute, magari se stiamo male, magari semplicemente non ce la sentiamo, magari usciamo da una situazione che ci ha fatto soffrire troppo e allora non riusciamo più a impegnarci con le persone, insomma. Può essere anche il momento sbagliato, magari. Punto numero 3. Sei sfortunata o sfortunato? Perché? Perché allora, anche se magari il momento può essere quello giusto, magari noi non siamo persone che ci andiamo a cercare situazioni strane per soffrire, però semplicemente magari non siamo state fortunate. Magari forse il Signore, perché io sono molto credente, se non lo sapete ancora, ha pensato che per noi ci vuole qualcosa di meglio rispetto a formare una famiglia, quindi non ci ha fatto incontrare la persona giusta, perché magari forse poteva essere il male minore. Non lo sappiamo. Punto numero 4. Hai scarsa autostima. Perché? Perché chiaramente in una persona con la scarsa autostima tende a cercarsi quelle situazioni che la fanno soffrire. Quindi si va a cercare narcisisti, si va a cercare manipolatori, si va a cercare psicopatici, si va a cercare di tutto e di più. Invece una persona con una salda autostima dice: a me non me ne frega se tutte le mie amiche sono già sposate, hanno magari dei figli. Io sto bene così. Poi se arriva pure per me, va bene, però devo essere io a dirigere il gioco. Non che io devo andare a elemosinare l'amore agli altri. Devono essere gli altri che devono venire da me, ma non il narcisista che fa tutto, diciamo, una recita. Deve essere una persona che veramente ci tiene a noi. Punto numero 5. Ti accontenti. Una cosa che ho imparato molto nella vita è che non bisogna mai accontentarsi della persona che abbiamo al nostro fianco. Cioè, quella persona ci deve rendere felici al 100%, perché se non è il 100%, vuol dire che non è la persona giusta per noi. Cioè,
Cioè, faccio un esempio stupido. Io magari sono arrivata ad avere relazioni con ragazzi quando ero un po' più piccolina, dove magari avevano una sulle 10 caratteristiche che andavo cercando in un uomo e quindi rimanevo con quella persona. Ma invece, se io voglio veramente essere felice, devo cercare un uomo che ha tutte e 10 le caratteristiche. Non mi devo accontentare delle briciole, perché altrimenti poi io rimango in quella relazione, io sono infelice, la persona è infelice, perché chiaramente può essere anche la persona migliore di questo mondo, però se si rende conto che non riesce a renderci felice, chiaramente si comincia a sentire in colpa, può dire ma io che ho fatto, perché lei non è felice con me, ma perché? Tutto quanto, e noi non abbiamo la forza di lasciare questa persona. Se noi non la lasciamo, rimaniamo in questa relazione, magari capiterà veramente di avere davanti l'uomo della nostra vita o la donna della nostra vita, perché a me piace parlare sempre per entrambi i sessi, e noi non la vediamo perché siamo troppo presi da nostro uomo. Per questo video è tutto. Se il video vi è stato utile, mi raccomando, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale.